Si comincia a far sul serio, soprattutto speriamo che ci sia la data del voto, perché stiamo aspettando di capire quando si potrà votare. Noi siamo pronti per qualsiasi data, credo che abbiamo un candidato forte, Michele De Pascale, una squadra fra sindaci e candidati che vedrete sarà molto importante per altri 10 anni di governo del territorio, con l'Emilia Romagna che deve essere una regione traino per l'Italia e per l'Europa. Partiamo oggi con già le battaglie che vogliamo portare avanti. Si possono raccogliere le firme per contrastare l'autonomia che spacca il paese, questa legge che la destra vuole mettere in campo per aumentare le disuguaglianze, aumentare i divari territoriali. Non è una questione solo di nord e sud, ma anche tra città, centri urbani e zone più interne. Questa festa, ad essere il protagonista delle feste in tutta la regione, sono quasi 200 quest'anno. Alcune non si facevano più da anni, siamo molto contenti di questo risultato, ma oggi è chiaro che tutti i nostri sforzi sono concentrati sulla sfida per le regionali. Non c'è nessuno, né nel governo né nei partiti che sostengono il governo, che considera la sanità una priorità, e questo già è un segnale per noi molto preoccupante. Abbiamo capito che c'è un problema di risorse, non ci saranno molte risorse da distribuire, ma nessun partito si sta scegliendo la bandierina, nessun partito della destra si sta scegliendo la bandierina della sanità.